Il libro non era ancora scritto, cioè c'era semplicemente, mi è venuta in mente la frase con la quale chiuderlo. Fine di una storia, la storia continua, perché quello è. Noi siamo stati, quegli anni sono stati, i movimenti rivoluzionari che hanno vissuto in quegli anni hanno rappresentato un pezzo di storia che può dare, è finita in modo, però può rimanere, come anche le sconfitte sono patrimonio per chi vuole continuare. Quella storia è finita, però è un periodo, un'esperienza, un bagaglio, punto e basta. Le lotte sociali, le lotte politiche, i processi rivoluzionari non si evolvono perché c'è un'organizzazione, perché c'è una linea politica, perché c'è una scelta. Si muovono perché ci sono delle contraddizioni nazionali, internazionali, dei fenomeni sociali, anche delle memorie, certo, ma ci sono principalmente quelle cose qua. Oggi c'è una situazione che si è completamente trasformata. Quale quadro? La rivoluzione è possibile? Certo, la rivoluzione è possibile, sì, non ci sono dubbi in merito. Se noi andiamo a vedere la storia dell'uomo, le evoluzioni delle rivoluzioni, mi riferisco al Medioevo, mi riferisco alla rivoluzione borghese, eccetera, eccetera, sono avvenute spesso dopo un secolo che sembrava che fosse piatto, cioè che non ci fosse più assolutamente nessun movimento, nessuna. Dopo un secolo di piattume ci sono state degli sviluppi rivoluzionari che ci hanno portato fino all'oggi. Ecco, per cui da questo punto di vista la storia continua. In una condizione diversa, questo sì. Cioè, secondo me la chiusura del Novecento non è che chiude con un bagaglio. Secondo me il bagaglio e le esperienze devono sempre essere un elemento basilare dal quale partire, non per ripeterlo piattamente, perché i ripetenti in genere sono quelli che non hanno studiato bene, non per ripeterlo, ma per svilupparlo nelle nuove condizioni sociali, politiche, culturali che si muovono. Oggi c'è un quadro completamente trasformato. Io la prima volta che sono uscito dal carcere, sì, ne avevo sentito parlare, però sono rimasto colpito perché ero a Roma, a un certo punto mi sono trovato sulla metropolitana e ho scoperto che allora parliamo del 10% più o meno, insomma, della gente che era sulla metropolitana, erano ragazze e ragazzi di colore, principalmente a Roma erano neri gli immigrati di allora. Ecco, oggi sappiamo che l'immigrazione è diventata un problema generale che sta costruendo delle contraddizioni diverse, nuove, degli strati sociali diversi. Come affrontarli? Il precedente processo degli anni 70 di cui io parlo nasce da un bagaglio storico, nasce dalla situazione, da una memoria, dalla resistenza, eccetera, 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 ma nasce principalmente dall'operaio massa delle grandi fabbriche che veniva dalla Calabria, dalla Sicilia e così. Sarà il nuovo immigrato, il rivoluzionario del futuro? Non lo so. Sono mille contraddizioni, ci saranno decenni probabilmente nella quale ci scanneremo anche all'interno per differenze culturali, sociali, però secondo me le condizioni economiche, le condizioni di vita, le condizioni nelle quali quegli strati si trovano produrranno contraddizioni con le quali il capitalismo dovrà farci conti. Se l'avanguardia rivoluzionaria, se le generazioni che verranno avranno capacità, la forza, la volontà di raccoglierlo quel bagaglio, probabilmente, e sicuramente ce l'avranno, perché i soggetti, io lo dico anche, l'ho detto in tantissime interviste, quando qualcuno mi chiede, dice, ma perché Curcio, Moretti, Gallinari? Io ho sempre detto, negli anni 70 non c'era bisogno né di Curcio, né di Moretti, né di nessun altro, si sarebbe potuto chiamare con un altro nome, un altro cognome, ma è il contesto sociale che produce gli avvenimenti. La storia da questo punto di vista continua, sarà il nuovo contesto sociale a produrre le nuove avanguardie.
Non è la foto.